Benvenuti, siamo con il maestro Camillo Bortolato, ideatore del metodo analogico. Sì, Benvenuto. grazie. Allora, per iniziare, ci spiega come nasce questa metodologia? Nasce negli anni 70 perché sono stato catapultato a scuola e allora c'erano un po' delle mode estere di studiare i numeri, le cifre, quelli che chiamo i gusci e discutere. Allora ho cominciato a fare le palline. Io facevo, quei bambini con le palline si capiscono più di più e dicevo guarda 100 palline, i bambini non avevano difficoltà, poi ne ho fatti 1000, poi ne ho fatti 10.000 e i bambini erano contenti e capivano tutto. E allora prima le immagini e dopo le cifre e diventava tutto automatico. E poi ho scoperto, guardando la didattica tedesca, finlandese o svizzera, che anche loro facevano sempre palline. E allora mi sono un po' anche così consolato di questa scelta che sembrava che fosse un po' così una scelta velleitaria. Invece è proprio vero che le palline funzionano. Adesso tutti i libri hanno le Ecco, lei poi dal dominio della matematica, quindi dal dominio matematico, è passato anche a quello letterario, quindi ha creato proprio un abecedario per permettere ai ragazzi di imparare a riconoscere le lettere e costruire le parole attraverso le immagini. Come funziona questo aspetto qui? È una cosa bellissima, perché sotto a scuola si applica una forma di gradualità che significa parzializzare le cose un po' alla volta, un po' alla volta, e pensando che sia utile, invece ho capito che i bambini vogliono essere trattati da grandi, vogliono vedere subito e vogliono arrangiarsi a scegliere il metodo che gli piace di più. E allora ho fatto una scelta, ho detto proviamo, e ho fatto una tastiera, ho messo tutte le lettere d'alfabeto, compresi i suoni complessi, si, sci, gli, con tasto, ed erano tutte icone veramente. E ho provato, ho visto che i bambini, dopo chi prima, chi dopo, impararono subito, risparmiando mesi e mesi, perché la comprensione è un fenomeno di istantaneità. Altrimenti bisogna fare la sintesi di 3 mesi per avere questa istantaneità, questa subitaneità. E i bambini sono abituati così dalla televisione. Mi piace moltissimo questa scelta che non fa soffrire i bambini. Ecco, questa parola qui, questa scelta che non fa soffrire i bambini, perché lei parla ai bambini con il linguaggio dei bambini, quando invece noi cerchiamo di insegnare, rivolgerci a loro utilizzando il nostro linguaggio da adulti. È Sì. Sì, questa la chiave di volta del suo metodo? e i bambini soffrono, non è perché l'insegnante non sia bravo così, ma soffrono il linguaggio verbale. I bambini guardano la bocca della maestra che parla, ma alla televisione vedono le cose direttamente. Soffrono i minuti come fossero ore, perché la comprensione è velocissima. Così nei problemi in tutto abbiamo applicato la velocità dei computer a scuola, anche senza computer, perché il nostro è il digitale senza digitale, cioè, mi spiego, è l'interfaccia che copre la sostanza digitale che piace ai bambini, questa perentorietà, questa capacità di spostare le cose come se fossero con le icone, come se fossero cose, tutto cambia. È l'insegnamento del computer, della veste grafica del computer, non proprio della sua veste digitale che è tutta a simboli. Ecco, poi questo metodo viene sviluppato e introdotto anche nelle scuole, diversificando tra il biennio della primaria, il triennio della primaria e la scuola secondaria di primo grado. Sì. Come si evolve questo processo? Questo processo, sì, è in continuo cambiamento, perché anch'io vedo che più si aderisce a questo modo
dei bambini di percepire a questa velocità di computazione enorme, più accelerata della nostra, più i bambini accelerano e vogliono consumare, e vogliono avere novità, e vogliono espandersi. Allora è possibile che in futuro, già all'infanzia, possano fare il calcolo mentale che è ingenuo, il calcolo mentale è anche senza cifre, ho fatto un'app per dimostrarlo, c'è su tutti i cellulari, gratuita. E poi il problema è di nutrire questa curiosità, altrimenti si trasforma in nausea. In prima e seconda, in futuro, si possono fare anche problemi proporzionali con le bilance. Si potrà fare tutte le cose che si facevano più avanti. E i bambini si aprono quando vedono che ci sono i contenuti giusti. Alle medie i bambini sono come noi, più veloci di noi. E il problema, prima di tutto, è di noi insegnanti, che abbiamo decenni di condizionamenti da levarsi, i bambini non ce l'hanno. Ecco, è tutto un programma aperto a tutti. Ecco. Allora, chiudiamo con due suggerimenti che vogliamo dare anche a chi ci sta seguendo e che vuole approcciarsi a questo metodo. Il primo, lei appunto diceva, il calcolo mentale, sì, e la differenza rispetto a come viene insegnato nella forma scritta, che viene attualmente in uso delle unità e delle decine e, sì, centinaia. Ci spiega la differenza tra il calcolo mentale e invece la difficoltà nella forma scritta? Allora, il calcolo mentale si svolge con le parole e con le immagini in maniera meravigliosa, perché dire 1200 è una stanza, due armadi, per i bambini capiscono subito, è sempre entro il 10 veramente. Il calcolo scritto, in cui le cifre diventano importantissime, perché hanno scaturito proprio questa proceduralità di fare i calcoli con la penna, il calcolo scritto invece è complicato, è, diciamo, è procedurale, bisogna sapere dire col riporto e avanzo e prendo, questo qui veramente è un altro processo, in futuro sarà sostituito perché è vetusto. Sono le parole del 1500 che ho studiato, stesse cose, stesse parole, roba così. C'è una grande differenza. In prima puoi viaggiare finché vuoi quel calcolo mentale. Quel calcolo scritto ci vuole proprio lentezza, accortezza, pazienza. È tutto un altro mondo e vanno trattati in questa maniera difforme, altrimenti si genera difficoltà di apprendimento, quelle solite che si nominano, che sono un campo ancora da investigare. Il secondo suggerimento era una didattica fatta con il bambino al centro dell'apprendimento, in maniera attiva, un po' ecco, sì, come sì, diceva anche la Montessori. Certamente. E i bambini si impegnano e ciascuno ha il suo metodo. E come ho detto varie volte, ciascuno ha un metodo diverso e noi, che noi non possiamo neanche andare a vedere. E gli piace imparare in modo diverso, specialmente i bambini in difficoltà, a loro gioca contro la tensione di imparare. A casa imparano tutto perché non hanno preoccupazione per se stesso, non sdoppiano l'attenzione, lo fanno quasi con noncuranza, perché così si impara l'inglese, così si imparano il cellulare, il computer, si impara in una maniera molto rilassata, strada facendo, al bisogno, all'occasione, dimenticandosi della scuola. Chissà che in futuro si possa procedere in questa maniera più umana di quanto abbiamo visto noi. Bene. Grazie maestro per essere stato con noi. Grazie a lei.